iniziamo il nostro incontro. Vi chiedo silenzio, iniziare. Vi spiego subito che cosa faremo, ragazzi, ascoltatemi un attimo. Allora, bene, grazie. Allora, adesso io dico un po' il motivo per il quale siamo qua. Subito dopo vedremo un mimo con un piccolo video, così per introdurci al tema. Ecco, il video e il mimo, siamo consapevoli che è un po' un punto di partenza, non certamente una risposta a quello che il nostro amico Don Paolo, padre Paolo Benanti, poi ci dirà e insieme con noi ci farà scoprire. Ecco. E subito dopo questo mimo, la parola a Don Michelangelo, anche lui introdurrà il tema e così saluterà tutti noi. Dopodiché padre Paolo avrà tempo sufficiente per dirci e darci il suo messaggio sul tema che ormai penso tutti voi sappiate, per certo che la maggior parte di voi ha affrontato o almeno sta affrontando questa tematica sia a scuola con i propri di religione, sia anche nei gruppi parrocchiali. Ho notizia un po' da tutta la diocesi che ci siamo mossi in questo senso. Quindi oggi sarà veramente un motivo bello per noi ascoltare, diciamo così, delle suggestioni che in realtà già sono in moto nella nostra testa. Per cui penso sinceramente che questa tematica e questo nostro amico relatore meriti davvero tutta la nostra attenzione, così come adesso già sto vedendo. Questo è il secondo focus dei giovani, se ricordate, no? Il primo siamo stati ad Oria, in quella giornata bella, facile, no? Fatta di gita, di compagnia, di comunione la mattina e poi di eucarestia il pomeriggio con la parola del Vescovo e con tutte le cose belle che ci siamo portati dietro quella giornata. Il tema era giovani e fede, avendo ascoltato anche quella bella testimonianza degli amici di padre Pino Puglisi. Ecco, una bella testimonianza che ci ha fatto gustare la bellezza della fede. Noi giovani in cammino verso una meta alta che è la nostra santità, abbiamo ascoltato da testimoni oculari di un santo cosa significa la bellezza della fede. Oggi cambiamo un po' il registro e il focus, il secondo focus, è appunto su giovani e mondo digitale. Possiamo dire su giovani e casa, no? Perché forse oggi il mondo digitale sta diventando una seconda casa o comunque un luogo che stiamo abitando e che abitiamo quotidianamente. Ecco, penso che oggi ascolteremo di questa casa che assomiglia forse un po' a una giungla, nel mondo digitale viviamo come in una giungla, forse oggi ascoltiamo la bellezza di starci in questa giungla e cercare di abitarla come se fosse una casa. Il terzo focus, avremo modo poi di introdurlo più in là. Questo cammino che la diocesi ha pensato è veramente un cammino calibrato su di voi, sulle vostre attese, le vostre e anche quelle dei vostri genitori, quindi della vostra famiglia. La bellezza di avere tre appuntamenti significa capire che stiamo camminando verso una meta. Ecco, le tappe ce le ha solamente chi è consapevole di un cammino. Chi non cammina non può avere tappe, sta fermo. Queste tappe noi le stiamo gustando a una e chissà dove ci porteranno. Lasciamo la domanda aperta. Abbiamo scelto in diocesi la tematica dei giovani o comunque di parlare al mondo giovanile perché la Chiesa Cattolica ha vissuto quest'anno il sinodo dei giovani e chi segue appunto i media si rende conto di quanto è importante questo tema e di quanto fermento c'è nella Chiesa Cattolica oggi nel 2018 in riferimento a questo tema. Non siamo soli, siamo accompagnati dalla preghiera e dall'esempio di tutta la Chiesa, il nostro Vescovo ce lo ribadisce continuamente. Allora ragazzi, buon ascolto, ma soprattutto buona riflessione. Voi quando ascoltate non rimanete ascoltatori passivi, cercate sempre di pensare, cercate sempre di riformulare le cose che ascoltate. Buon ascolto e grazie dell'attenzione. Thank you.
Instagram, chiedeci se la vedete. La mia storia sembra piuttosto noiosa rispetto alle stories degli altri. Mi ha detto ti amo. Ma la domanda è, a me o alla ragazza si è fatto? Ho eliminato tutti i post da Instagram. Ma questo basterà per eliminare i ricordi? Grazia è una delle mie tante qualità. Pure modesto. Quali sarebbero? Thank you.
C'hai pure il fisichino. Ovvio, no? Allora, mandami una foto. Così almeno ti posso dare una faccia. Sette.
Questi cuori sono grandi, la pagina. Molto tempo, io ho scritto un attimo un pensiero per salutarvi, per associarmi al saluto di Don Giovanni e per aggiungere anche a nome dell'ufficio di pastorale familiare della nostra diocesi un caloroso ben ritrovati a ciascuno di voi. Grazie per aver risposto a questo invito per il secondo focus sui giovani dedicati al rapporto tra le nuove generazioni e il mondo digitale. Nato da una condivisione informale tra gli uffici promotori e il Vescovo, il Focus vuole guardare con attenzione e positività al mondo virtuale. Un luogo non luogo di cui non possiamo fare più a meno, uno spazio da abitare con corresponsabilità, tanto paternamente raccomandata dal nostro Vescovo, nel quale il nostro apporto diventa determinante nella misura in cui contribuiamo alla definizione attraverso il buono bello, la giustizia e la verità. Non dunque qualcosa di cui avere paura e da cui prendere le distanze, ma l'ennesima opportunità per essere costruttori di un mondo nuovo. Per questo, care famiglie, la vostra presenza preziosa qui testimonia che ci sono non è formale, ma è sostanziale. Testimonia che di allacciare quel patto educativo da tempo incrinato da diverse circostanze non si può più procrastinare, è un'urgenza e come tale necessita che la prima firma da porre in calce deve essere proprio la vostra. Voi siete il primo e fondamentale nucleo di questa società. La collaborazione con il mondo scolastico, istituzione che per eccellenza cura l'integrità della persona attraverso la cultura e il senso civico, riapre la speranza su nuovi orizzonti. Di prendersi cura di coloro che saranno gli attori protagonisti del domani non è un mestiere, ma una vera e propria vocazione. E poi ci siete voi, cari ragazzi, fiori all'occhiello della nostra società. Per voi stiamo facendo rete, una rete non virtuale, ma reale, i cui fini sono le relazioni tra le agenzie educative annodate sull'unicità della vostra esistenza. Va da sé che nodi senza i fini non sussistono. Ne deriva che voi senza queste relazioni siete sciolti, rischiando di vivere l'inconsistenza ed instabilità. Per sua conformazione la rete viene utilizzata anche come barriera protettiva per creare un recinto che metta al sicuro dalla voracità degli animali feroci. Questa rete è la Chiesa, che risponde alla sua vocazione di madre e che trova nelle agenzie educative la sua espressione più bella e più compiuta. Starete pensando, ma la rete cura anche. E quale augurio più bello posso rivolgervi se non quello di essere catturati dall'amore di Dio? Lasciatevi catturare da questo amore perché la nostra vita sia ricolmata della gioia vera. Non affidate le vostre domande ai motori di ricerca che danno risposte livellate su indicizzazioni numeriche, algoritmi,
ma rivolgetevi al motore primo che risponde alla sede di ricerca personale in maniera singolare, unica e mai omologata. E allora ripetiamo con coraggio il web, godiamo della sua estensione che non ha confini e non perdiamo l'occasione di migliorare il mondo con la nostra presenza in rete. Per fare questo, e lo ringrazio anche, abbiamo invitato padre Paolo Benanti, che ci aiuterà a vivere questa esperienza. Padre Paolo, figlio di San Francesco, è professore presso la Pontificia Università Gregoriana, si occupa di teologia morale, morale sessuale, etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare si occupa della gestione dell'innovazione, internet e l'impatto del digital age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. Un mondo. Caro padre Paolo, benvenuto nella nostra diocesi e grazie per aver trovato tempo tra i tuoi molti impegni anche per noi. Sono certo che aiuterai la nostra rete a prendere corpo, ci darai una lettura nuova del digitale e ci aiuterai a gestirlo e utilizzarlo con maggiore equilibrio e giusto peso. Grazie a tutti per essere convenuti e buon ascolto. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito, è per me un piacere essere con voi, come diceva qualcuno, parte della mia famiglia e della Basilicata, quindi è un po' come tornare a casa, anche se della Basilicata un po' più a nord della bella di Lucania. E cosa pensavo di fare io con voi questa sera? Ecco, il digitale è una realtà così pervasiva, così grande, così generale, che è difficile oggi avere delle risposte. E allora, più che offrire delle risposte, che sarebbero solo dei tentativi, vorrei con voi vivere delle domande. Vorrei con voi cercare di capire come possiamo navigare quello che sembra sempre di più essere un nuovo continente, una nuova terra da esplorare, un nuovo luogo dove abitare. Ma se c'è qualcosa di nuovo, e allora questa è una questione di frontiera. Ma in che senso parliamo di frontiera? Parliamo di frontiera in tanti sensi. Se una volta il dramma dell'esistenza era essere o non essere, to be or not to be, diceva Shakespeare, oggi sembra che il dramma della nostra esistenza possa essere definito come to be or not to be, inteso come abitare o non abitare questo mondo digitale. Ma quando parliamo di frontiera dobbiamo ricordarci che ne parliamo almeno in tre dimensioni. In prima istanza la frontiera è una linea di confine, è un qualcosa che dà la forma. E cosa vuol dire questo? Cioè, se noi prendiamo una circonferenza, il cerchio della circonferenza è quello che fa essere quella parte dello spazio un cerchio e non un quadrato. E allora, quando diciamo che il digitale è una questione di frontiera, significa che nel mondo del digitale innanzitutto noi mettiamo in gioco quella che è la nostra identità, quello che è quello che siamo. Quando tocchiamo il digitale, tocchiamo qualcosa che tocca la nostra realtà. In seconda istanza, la frontiera, è tutto un mondo che ci viene dai grandi romanzi del Far West, dai grandi film del Far West. Il Far West era la frontiera della colonizzazione. Il digitale è un mondo di frontiera perché è un mondo che non è abitato come il resto del mondo, anche da un punto di vista pastorale. Non siamo così presenti nel digitale come lo siamo in altri territori. Quindi è un territorio scarsamente abitato da quelle che sono le strutture tradizionali. La scuola, l'università, la società. Siamo tutti nel digitale e siamo quasi tutti su un social network. Ma non lo abitiamo nella stessa maniera. Infine, la frontiera è quella linea che demarca nettamente due luoghi diversi. La frontiera tra l'Italia e la Francia è quel luogo dove di qua si parla italiano, di là si parla francese, di qua ci capiamo con una lingua, di là serve un'altra lingua.
E allora parlare del digitale è parlare di un luogo di frontiera in tutti questi altri sensi, nel senso di un luogo dove si gioca la nostra identità, nel senso di un luogo che è un luogo da abitare e da urbanizzare, secondo quello che sono i valori che diciamo essere i nostri, e infine un luogo che conosce una frattura tra chi abita di qua e chi abita già di là. Ma allora, se parlare di frontiere, parlare di umano, se parlare di digitale è parlare di qualcosa che ha a che fare con l'essere umano, come possiamo parlare dell'umano? Beh, questo si potrebbe fare in tante maniere. Io vi propongo una modalità che è una sorta di scalata sul monte. Partiremo da un livello che possiamo chiamare fenomenico, cioè che cosa fa l'uomo. Se noi prendiamo i castori costruiscono le dighe, gli uccelli nidificano, gli animali animaleggiano, per intenderci. Noi siamo un essere strano che costruisce degli edifici che non servono a fare la tana per nessuno, ma li affittiamo e li chiamiamo chiese. Costruiamo dei luoghi che servono a riparare quei membri della nostra specie che sono meno forti degli altri, li chiamiamo ospedali. Costruiamo dei luoghi che servono solo per ritrovarci e passare un pomeriggio insieme e li chiamiamo cinema. Allora, guardare quello che facciamo significa dire qualcosa su quello che siamo. Ecco perché partiamo da quello che facciamo. Ma se noi siamo la specie che fa queste cose, l'impronta che lasciamo, l'orma che lasciamo nella storia, dice qualcosa su chi siamo. Se vedo un'impronta di una mucca, so che da lì è passata una mucca. Ecco, vedere l'impronta dell'uomo ci dice qualcosa su chi è l'uomo. Vedere quello che facciamo nel digitale ci apre una domanda su chi siamo noi. E questo sarà quello che la filosofia chiama un approccio fenomenologico. Ma, infine, l'uomo è anche qualcosa che va oltre. Il Salmo dice: che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? Ecco, questo ha un nome profondo, un nome antico. Questo si chiama metafisica. E allora, perché questa scalata? Perché, vedete, nella Bibbia c'è raccontato di Mosè che sale sul monte Nebo per vedere la terra promessa. Mosè non può entrare nella terra promessa perché non ha creduto fino in fondo a quello che era la promessa di Dio. Così oggi alcuni dei nostri contemporanei non possono vedere quell'orizzonte ultimo che è l'orizzonte metafisico, gli mancano le premesse, e pur tuttavia il cammino fatto insieme, il cammino fenomenico, fenomenologico, sarà un cammino comune. Cioè ci chiediamo chi siamo nel digitale secondo un percorso che cerca di non lasciare indietro nessuno. E allora, se questo è l'orizzonte all'interno del quale facciamo questa nostra chiacchierata, vi propongo un cammino attraverso 5 domande e mezzo. 5 domande e mezzo che appunto ci vengono in qualche misura suggerite da vari materiali che prendiamo all'interno della nostra cultura. Vedremo pubblicità, vedremo cortometraggi, vedremo altre cose che ci fanno chiedere qualcosa sul digitale. Allora, se questa era la premessa, spero non troppo lunga, iniziamo con le domande. Allora, ho detto 5 domande e mezzo, ma sapete, gli scherzi da prete, cominciamo da un punto zero. Il punto zero è questo: qualcuno di noi potrebbe pensare che il digitale è semplicemente una nuova forma di comunicazione. Una volta bussavamo sulle porte dei vicini, adesso gli mandiamo WhatsApp. È così? Il digitale è semplicemente una comunicazione che cambia? Dovreste far partire il... Sì, mamma, Francesca! Nessun contratto a nessun operatore telefonico, eh? Non è una di quelle televendite che venite al cinema in cambio comprate una batteria di pentole. Ci saranno parecchi video, te lo dico prima ogni volta, va bene, facciamo questo fatto. Allora, quello che avete visto è una pubblicità molto particolare che ha fatto la Telecom, si chiama la pubblicità del centenario. Ora sapete che una pubblicità è un prodotto studiato da dei comunicatori che sintetizza in 30 secondi quello che è un desiderio, un messaggio
e lo racchiude in una frase finale che si chiama il payoff. Il payoff è il messaggio che il comunicatore ci vuole lanciare. Probabilmente ne abbiamo già sentiti tanti. Se io vi dico dove c'è Barilla, bene, la pubblicità funziona. Allora, che cosa significa? Che cosa abbiamo visto in questa pubblicità? Io ho visto una cosa molto semplice. Italia del 1957, l'Italia della mia nonna, dei vostri nonni. Ed ecco che nasce una bambina che si chiama Francesca, che all'epoca c'è un solo telefono in paese e il genitore corre per andare a quel telefono per annunciare la buona notizia. Ora potremmo chiederci a chi lo annuncia se il telefono non ce l'ha nessuno, ma poi fate finta di non aver sentito la cosa. Quello che succede però è che da quel momento in poi vediamo che passano anno dopo anno e il telefono sempre di più si irraggia nella vita delle persone, arriva il telefono a casa e poi quando Francesca va a scuola, va all'università, sono gli anni 70, gli anni della contestazione, ci si dà appuntamento davanti alla cabina del telefono, quella col gettone, quella che molti di voi neanche sanno com'è fatta, qualcun altro sì. Poi Francesca fa carriera, diventa una dottoressa, si vede che lavora in ospedale e beh, i figli si trasferisce a casa, i figli crescono, i figli si sa fanno delle marachelle e la chiamano col cellulare. Ora il telefono non solo è nelle case di tutti, ma inizia ad essere anche nelle tasche di tutti e non ha più bisogno di quei fili. Ma il figlio di Francesca cresce, adesso non è più il telefono solo per la voce, all'epoca forse vi ricordate quella telefonata, quella pubblicità, una telefonata che allunga la vita, no? Che questo ho diviso in fasce la platea. Bene, che cosa accade? Che ora quello che a cui serve soprattutto il telefono è per portare i dati a casa e il figlio di Francesca studia con questo computer dove ha internet. La vita va avanti e il figlio di Francesca ha una figlia, che casualità, anche lui la chiama Francesca, famiglia sfortunata, non c'era nessuno quando è nata lei, non c'è neanche lei quando gli nasce la nipote, però tranquilli, adesso abbiamo il videotelefonino e col videotelefonino ti faccio vedere la tua piccola nipotina che ti facciamo. La pubblicità si chiude con Francesca, nonna moderna, che racconta le diarie della nipotina che si chiama come lei, con il suo tablet. E allora, se le emozioni non cambiano, ma il modo di comunicarle sì, noi potremmo pensare che quello di cui parliamo è semplicemente un modo diverso, un qualcosa che non cambia nulla in noi e nella realtà. Ma è davvero così? È veramente semplicemente una nuova stagione commerciale che dopo che ci hanno venduto i gettoni del telefono ci vanno a vendere il telefono a casa, poi il telefonino, poi la DSL e poi infine il tablet sempre connesso? Ecco, partiamo da qua. Partiamo da qua e ci chiediamo se il Digital Age cambia la comunicazione. Le sedie sono fatte per sedersi e riposarsi. Chiunque può sedersi su una sedia. E se la sedia è grande, ci si può sedere insieme. E scherzare, raccontare, o anche solo ascoltare. Le sedie sono fatte per le persone. Per questo le sedie sono proprio come Facebook. I campanelli, gli aeroplani, i ponti. Tutte cose che le persone usano per incontrarsi e scambiarsi idee, condividere musica e molte altre cose. Le piste da ballo, la pallacanestro, una grande nazione è fatta dalla gente affinché la gente abbia un luogo da considerare come proprio. L'universo. Così immenso e oscuro che ci domandiamo se siamo soli. Quindi, forse, il motivo per cui facciamo queste cose è per ricordarci che il mondo siamo. Oh, quella che avete visto è una pubblicità di Facebook. Già, la prima domanda interessante da farvi sarebbe quanti di voi hanno visto in televisione questa pubblicità? Bene, questa pubblicità è costata 1.2 milioni di dollari. Sono rappresentati al suo interno tutte le maggiori identità culturali, dai balli asiatici ai nordamericani, agli europei, agli africani. Sono rappresentate quasi tutte le scene della vita. C'è un matrimonio, c'è una scena triste, ci sono due che si sposano, due che si fidanzano.
Ecco, se io avessi speso 1,2 milioni di dollari per fare una pubblicità come questa, l'avrei fatta vedere fino a quando non la sarei andata a memoria. Perché voi non l'avete vista? Perché su Facebook ci state già e non si spendono soldi per chi già compra quel prodotto. Quello che ci vede però, e anche in questo caso leggiamo semioticamente questa pubblicità, è che di fatto l'uomo ha sempre avuto bisogno di comunicare. L'uomo in qualche misura ha sempre ecceduto la propria natura biologica. Siamo di più di quello della nostra biologia. Vi siete mai accorti? Se non volete scordare qualcosa, prendete carta e penna e ve lo segnate. Non vi basta il vostro cervello, andiamo oltre. E allora ecco che facciamo le serie, facciamo i cinema, facciamo i telefoni, facciamo i cellulari. E Facebook sembrerebbe qualcosa che è destinato ad andare oltre a questo. Avete visto quella scena delle due mani che si toccano, che è ripresa dalla scena della creazione, che sta nella Cappella Sistina. Qualcosa per dire che in fondo c'è qualcosa di noi che ha bisogno di andare oltre. E Facebook è uno strumento come tanti che amplifica questo nostro desiderio di andare oltre, che è in grado di allungare queste nostre relazioni, un qualcosa che allunga la nostra vista, le nostre orecchie, le nostre parole e tutti quelli che sono i nostri sensi. Arriva un altro video, ma è realmente così? Uscire dalla metropolitana, sapete che in America stanno in fissa con le cuffiette molto più che da noi, tanto è vero che la più grande innovazione sono stati gli Apple AirPods, che hanno cambiato il modo di gestire le cuffiette, e sul suo telefonino, un telefonino molto classico, dalla forma iconica con il classico bottone rotondo, vede quello che in quel momento sta succedendo dall'altra parte del mondo, in una zona che è completamente l'opposto, un oriente lontano, chi ha avuto lo sguardo lungo ha riconosciuto Shanghai. E quello che vede è che una donna cammina per strada e all'improvviso un furgoncino la mette sotto. E quella rimane là, nell'indifferenza della gente. Fino a quando, passaggio dopo passaggio, uno per non avercela tra i piedi, la prende e la trascina di lato. Il suo sguardo si alza dal cellulare e giustamente disgustata, come si può essere così disumani. Prosegue il suo cammino in quello che è un martedì molto affollato e pieno della nostra vita ordinaria, ma così facendo non si è accorta di quella manina piccolina di un bambino da una scatola sotto i suoi piedi che sembra dirgli aiutami. Ecco, questo è uno dei primi effetti di questa nuova tecnologia. Grazie ragazzi, l'avete detto molto bene nel vostro, nella vostra presentazione. Vediamo così bene, vediamo così lontano, vediamo in una maniera che sembra inusitata rispetto a prima. Possiamo vedere e conoscere cose che una volta non erano né visibili né conoscibili, ma è come se avessimo una sorta di miopia. È come se quello che ci sta vicino, quello che è a nostra portata di mano, quello che possiamo raggiungere, non lo riuscissimo a vedere con la stessa chiarezza. E allora ecco che ci facciamo un'altra domanda:
questo vedere di più, questo comunicare di più, questo sapere di più, significa in fondo sapere meglio? Con la pensione non si arriva a fine mese. Il Dow Jones salirà nel prossimo trimestre. Le donne devono stare a casa a fare figli. Il calcio è tutto un business. Hai ragione. Obama fa finire tutte le guerre. Se non sei su Facebook, non esisti. Capisci? Le staminali ci salveranno. Gli uomini sono tutti uguali. Ai miei tempi era tutto diverso. Io sono di sinistra. Il futuro siamo noi. Questo era il payoff. Oh, per qui non vi vendo nessun abbonamento a nessuna televisione. Questa è una pubblicità, anche questa molto famosa, perché ha vinto il gran gala della pubblicità. Era una pubblicità per questo servizio di news italiana Sky TG24. Come è costruita questa pubblicità? Si vedono una serie di personaggi molto stereotipi. Si vede il bambino che ha appena finito la partita a pallone della vita in un pomeriggio d'estate, ancora sudato. Si vede quello che probabilmente è un diavolo permanente, con giacca, con spilletta davanti a una chiesa. Si vede una donna che fa un lavoro inusitato per le donne, la tatuatrice di motociclisti. Si vede un uomo che fa un lavoro che normalmente non è associato alla tipica figura del maschio vigoroso e brutale, lo sciampista. Si vede una donna anziana, si vede una donna di mezza età che ha fatto carriera e che si può permettere tante cose. Si vede un uomo d'affari di Milano, probabilmente, che è appena uscito dalla borsa, con il suo completo firmato, le scarpe di vernice che scricchiolano e il sole 24 ore sotto il braccio. Ecco, tutte queste persone dicono una cosa che è altamente dissonante da quella che ci aspetteremmo che potessero dire il bambino che ha appena finito la partita della vita, che con una sorta di cinismo dice sì, il calcio è tutto un business. L'uomo d'affari che sappiamo venderebbe di tutto per fare un guadagno, che dice Obama farà finire tutte le guerre. Come sembra essere un uomo che sostiene le posizioni cattoliche, che si schiera a fronte delle staminali, quella che fa la tatuatrice, che dice che le donne devono stare tutte a casa a fare la calzetta, l'uomo che per immagine stereotipa fa una cosa che un uomo non fa, il marinaio che per definizione sta in mare e rischia la vita, che dice che non si assicuri che è a casa propria, e i gemelli, le gemelle che sono uguali che sono differenti. E il payoff, questa frase chiave della pubblicità, recita: quando hai un'opinione, sei sicuro che sia la tua? Ecco, e allora ecco che questa comunicazione, questo nuovo modo, questo universo digitale nel quale siamo immersi, ci sta semplicemente facendo raggiungere da tantissime idee, tantissime informazioni, tantissimi messaggi, e la cosa più difficile è riconoscere se sono o non sono veri. Se una volta l'analfabetismo era entrare in una biblioteca e non essere in grado di riconoscere se quello che c'era scritto sul libro, perché non sapevamo decodificare quelli che erano i caratteri con cui erano scritti, sembra che oggi abbiamo una nuova forma di analfabetismo. La nuova forma di analfabetismo è quella che noi siamo invasi da fiumi di informazioni e non sappiamo riconoscere quelle che hanno un valore e quelle che non lo hanno. Addirittura sembra che più una cosa è ripetuta, più addirittura quella cosa c'è vera. Guardate, sta cambiando quello che è il criterio di autorità. Una volta, il criterio di autorità, una volta parliamo di quando qui era Magna Grecia, a Roma c'erano i Romani e nel resto d'Europa un po' di gente strana che si pitturava la faccia, il criterio di autorità erano i templi con gli auspici, dove c'erano gli oracoli. Se io ero indeciso se dovevo sposare Anna o Maria, portavo il mio pollo dall'oracolo, quello lo squartava e diceva Anna. Se poi ero a Roma, perché sapete i romani ci credevano un po' di meno, decideva il pater familias e il pater familias diceva Anna. Poi ci siamo evoluti, è passato tanto tempo ed ecco che non è stato più né l'oracolo né il pater familias, è stato semplicemente il mio cuore.
quello che ti dice il tuo cuore, fallo. Se Anna è Anna, se Maria è Maria, il criterio di autorità siamo noi, siamo quello che ci sentiamo, quello che sentiamo vero dentro di noi. Ecco, ora sta nascendo un nuovo criterio di autorità. Anna o Maria? Chiederò a Google e Google mi dirà: conosco il battito del tuo cuore da quando sei nato, grazie allo smartwatch che hai messo. Ma siccome è un modello nuovo che ha anche un cinturino piezoelettrico che misura l'andamento dell'intensità del passaggio della corrente elettrica nella tua pelle e quindi anche lo zucchero nel sangue, io so esattamente come questi dati sono variati nella tua vita. Siccome mi hai dato accesso alla geolocalizzazione sul tuo telefono, so quando hai incontrato Anna e quando hai incontrato Maria. Ora, siccome sono Google e anche loro hanno la stessa cosa, so pure l'andamento delle pulsazioni di Anna e Maria e loro zucchero nel sangue. Confrontato con i 400 milioni di dati che hanno il mio database, ti dico che la Luna ha più successo con Maria. Ecco, che cosa è successo? È successo che l'ha detto Google, è diventato come l'ha detto il profondo del mio cuore, è diventato come l'ha detto l'oracolo. I dati su di noi stanno diventando il nuovo oracolo che sostituisce il nostro criterio di autorità. Ora, non a caso, una delle più grandi ditte di database che esistono si chiama Oracle. Allora, capite che questo nuovo criterio di autorità ci fornisce nuovi modi anche di trasmettere quelle che sono le credenze. E questo tocca anche la fede. Guardate che il digitale sta cambiando anche il termine che noi utilizziamo per le parole della fede. Con i protestanti, corre l'anniversario di questo l'anno scorso della riforma protestante, insomma, non è che ci abbiamo avuto sempre buoni rapporti. Forse avete sentito che c'era un periodo in cui anche ci massacravamo di botte, soprattutto in Germania. Se voi andate in Germania a Norimberga, nel museo di Norimberga che sta sopra il castello, che è la principale città, ci sono conservate le spade, tanto dei principi protestanti che di quelle cattolici. Sulle spade cattoliche c'è incisa l'Ave Maria, perché se mai ci pensa Nostra Signora. Su quella dei protestanti, il Padre Nostro, perché quello sta scritto nel Vangelo, ti giudica il Vangelo oltre la mia spada. Ecco, abbiamo fatto la guerra per il significato di due parole, per la parola salvezza e per la parola giustificare. Ora io potrei prendere uno di voi, se vi dico salvare, voi mi rispondete e dite dove? Sulla chiavetta, nel cloud, dentro l'hard disk? Se vi dico giustificare, fra Paolo, dove lo vuoi sto testo dentro un paragrafo? A sinistra, centrato o a destra? Ecco, capite? Abbiamo un cambio profondo delle parole, ma non è solo una questione semantica, Perché la salvezza per noi cristiani, ce l'ha detto oggi Cristo Re dell'Universo, è un già e non ancora. Se io vi ho chiesto se avete salvato o fatto il backup delle foto sul cellulare, voi non aspettate un non ancora. Voi volete che nulla di quello che avete nel cellulare vada perduto. È un'attesa diversa sul futuro. È un modo diverso di essere uomini, dove quello che conta è che quello che abbiamo non passi più. E invecchiare diventa un dramma. Ne volete una prova? A che età si diventa vecchi? Vediamo l'aiuto del pubblico. Mai, bello, mi piacerebbe, ma quello sarà il prossimo incontro tra 100 anni. Facciamo così. 60 anni, chi pensa che a 60 anni si diventa vecchi? No! Bravo, la pensate tutti come la Fornero. A 70! 80! 81! 82! 83! 84! Ok, allora, la media italiana secondo l'ultima statistica è che per gli italiani si diventa vecchi a 84 anni. L'attesa di vita in Italia è 82, si diventa vecchi dopo morti. Quando si diventa anziani? Perdonami, avete sentito che di mestiere faccio il professore, quindi questa è una cosa meta didattica, se ridete siete ancora svegli. Allora, capite che questa cosa qua ci dice una cosa profonda. Abbiamo un problema col futuro, abbiamo un problema con l'oggi, abbiamo un problema sul capire qual è la verità e qual è il valore delle esperienze che viviamo. Perché, come ci è stato detto prima, mi ricordo che nel video mi sembra, ho cancellato tutto il mio feed di Instagram. Basterà cancellare i miei ricordi? Abbiamo semplicemente detto che perdonare diventa cancellare, dimenticare diventa perdonare, non
più, ma cancellare. Se mi lasci mi cancella, è il titolo del famoso film. Allora capite che questa quantità di dati, vedremo dopo qualcosa più problematico su questo, è qualcosa che sta cambiando il nostro modo di capire. Perché se una cosa è vera c'è scritto su Wikipedia. Se non fosse che Wikipedia è una media pesata tra quelle che sono le opinioni di tutti. E quando è morto Wiesenthal, l'ebreo che ha cercato di prendere tutti i nazisti scappati dalla guerra, si sono messi d'accordo i neonazisti e su Wikipedia per 48 ore il genocidio nazista era una pandemia. Allora capite che il criterio di verità, il nostro modo di capire, sta cambiando. Ma allora ci dobbiamo chiedere, ma tutte le volte che stiamo davanti a un dispositivo che si connette con noi con i dati, le statistiche mi dicono che nel caso di voi siete qua è soprattutto un cellulare, in seconda istanza un computer, nel 7,5% un tablet. Che cosa produce tutto questo in noi? Negli anni 50 il boom economico fa emergere un nuovo tipo di categoria sociale, i giovani. Ascoltano musica rock, consumano i prodotti dell'industria culturale, hanno un codice di riconoscimento basato sullo stile, il linguaggio e i luoghi che frequentano. Negli anni 60 i giovani acquistano una maggiore consapevolezza e innescano un conflitto generazionale con i genitori, gli insegnanti e il sistema sociale nel suo complesso. Oggi un altro tipo di gap generazionale sembra affermarsi nel quotidiano, in maniera non violenta e senza suscitare clamore, quello tra nativi e immigrati digitali. Il termine nativi digitali fu coniato da Mark Prensky nel 2001 per identificare i giovani nati tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Sono loro a costituire la prima generazione nata e cresciuta con le nuove tecnologie. In 5 anni i nativi digitali trascorrono 10.000 ore con i videogames, si scambiano 200.000 email, parlano cellulare per 10.000 ore, guardano 20.000 ore di TV e vedono 500.000 spot. Solo 5.000 ore vengono dedicate alla lettura. Prensky conclude che una dieta mediale simile generi un nuovo linguaggio, un nuovo modo di organizzare il pensiero che modificherà la struttura cerebrale dei nativi digitali. Multitasking, ipertestualità, interattività sono solo alcune delle caratteristiche di un nuovo stadio nell'evoluzione umana. Genitori ed insegnanti non possono far altro che imparare il nuovo linguaggio, adottare nuovi metodi di insegnamento e redazione, conquistando l'agognato titolo di immigrati digitali. Infiltrati nella rete. Bene, quello che avete visto è un video di 3 minuti che riassume tutta una serie di ricerche che sono state fatte, in particolare le ricerche di Mark Prensky. Ora, Mark Prensky potrebbe essere il nome esotico di un tizio che c'ha idee strane, se non fosse che è già stato sentito dal Consiglio Europeo per quella che sarà la scuola di domani e è già stato sentito dal Ministero della Pubblica Istruzione Italiana per la riforma della scuola. Allora, quello che accade è che in 5 anni avete sentito 500.000 di spot, 200.000 email, ma già le email sono una cosa vecchia, non si sa quante tonnellate di Snapchat o altri messaggini. Questo produce un modo diverso di pensare e di organizzare il pensiero. Uno dei punti. Io, che appartengo a una generazione ormai da immigrato digitale, se faccio una cosa devo fare solo quella. Cioè, se mi metto a scrivere una cosa, non ci posso avere tante cose intorno, se no mi distraggo. Io vedo che già i miei studenti scrivono, studiano, ma rispondono al WhatsApp, sentono la musica in streaming, fanno tutto insieme. C'è una capacità maggiore di avere messaggi che sono tra di loro simultanei. Questo perché? Perché il cervello, che è una macchina ben fatta da nostro Signore, ha una capacità profonda di adattarsi a quello che è l'ambiente esterno. Ecco perché l'uomo è un animale che è riuscito a sopravvivere dall'Africa fino al Polo Sud e al Polo Nord. Perché siamo in grado di adattare noi stessi al mondo che ci circonda. Ma di fronte a 500.000 di spot, col clero già ci dovremmo chiedere in 5 anni quante ore di catechismo fanno, ma questa è un'altra domanda. Secondo voi quant'è la soglia di attenzione? In quanto tempo un giovane nativo digitale switcha il cervello da attento a non attento quando voi iniziate a parlare? Chiediamo di nuovo l'aiuto del pubblico. 3 minuti. 13 minuti? 10 minuti, 3 minuti, 5 minuti, vai! Un secondo. È veloce.
Cioè, partiamo su 2 minuti, 5 minuti, 4 minuti? 4 minuti? Allora, secondo gli ultimi studi, la soglia di attenzione è di 1,8 secondi, perché è il tempo in cui parte la pubblicità e tolgono l'attenzione a quello che accade. Quindi la prossima volta che faccio un'omelia per i giovani, o mi invento qualcosa di straordinario nel primo secondo virgola 8, oppure si distraggono. Cioè, o entro casco e sparo una parolaccia a tanto volume, chi ha detto, oppure è chiaro che sono destinato a fallire. Attenzione che questa cosa qua non è per forza male, eh? Hanno fatto un esperimento e la cosa è così vera che uno dei videogiochi di maggior successo, Minecraft, è stato acquistato da Microsoft a un sacco di soldi. Ed ecco che hanno sviluppato una versione di Minecraft che si chiama Minecraft Edu e hanno fatto questa prova. Rispetto a un giovane nativo digitale che segue una settimana di lezione sui fori imperiali e uno che gioca una mezzo pomeriggio, diciamo, a Minecraft Edu nei fori quello che succede, questa roba tua, dentro a Minecraft Edu nei fori romani, chissà di più. Ecco, è incredibile quanto un sistema di apprendimento come quello che sviluppa Minecraft Edu fa rimanere molte più informazioni di questa generazione. Allora, forse dovremmo cambiare il meccanismo, facciamo la via crucis in Minecraft Edu, tac, e fatto. E poi c'è scherzato, ma stiamo facendo un'applicazione che funziona come Pokémon Go, solo che coi santi. Vai in giro e tu vedi, San Francesco, Santa Maria. Ce l'ho tutti. Allora, questa è una domanda, ripeto, questa è una tendenza. Dobbiamo andare appresso alla tendenza, dobbiamo respingere la tendenza, oppure dobbiamo essere un po' democristiani, un po' oggi. Allora capite che questo mondo sta cambiando e già la scuola se lo chiede, già il modo con cui insegniamo ai nostri figli sta cambiando, perché altrimenti non otteniamo quel successo che è il successo, l'obiettivo di ogni istituzione scolastica. Forse avete sentito parlare con orrore dei test invalsi. Ragazzi, il problema dei test invalsi è esattamente che misurano questa cosa qua, cioè poi lo fanno vivere come una colpa vostra, ma il problema è che la scuola non è più in grado di trasmettere e farvi acquisire nozioni come era una volta. E allora qualcuno dice, lo scopo della scuola è quello che sappiate una serie di cose, usiamo lo strumento che fa sapere una serie di cose, qualcuno dice lo scopo della scuola è farvi diventare adulti. Cerchiamo di fare dei cammini per diventare adulti. Allora questa è una domanda che innanzitutto interpella noi, chiedendoci qual è il senso delle cose che viviamo e che vogliamo proporre. Ma se questa era una domanda su capire, ci dobbiamo chiedere, ma la rete, internet, il digitale, i social network, hanno solo un effetto su come ragioniamo o hanno anche un effetto su come proviamo i nostri sentimenti? Ti abbasso che traduco perché è questo. La generazione dei social media. Vabbè, qui il mezzo. Mi stupisce che siamo tutti internet e adults. Per noi intendo gli adulti. We're adults, right? Siamo adulti, vero? But emotionally, ma emozionalmente siamo una cultura di bambini di 7 anni. E tutte le volte che aggiorniamo il nostro status su social network non è altro che una variazione della stessa identica domanda. Postiamo and you just wait out. E aspettiamo. At first, e prima o poi si è alzato a fare.
And all comments are then read as. E noi leggiamo tutti i commenti come. E ti vediamo, Mark. Ti vogliamo bene, Mark. Ci interessa che ci sei, Mark. Twitter e Facebook sono i miei tecnogenitori che soddisfano il bambino che è in me. Ma non siamo immuni dall'abusarne. Allora, questo video che avete visto è un cartone elaborato da un famoso fumettista americano e l'autore, che è quello che ha scritto il soggetto, è uno degli autori di Wired, una delle riviste top per quello che riguarda il mondo del digitale. Ora, al di là della disgustosa abitudine nordamericana di sedersi in qualsiasi bagno trovano, che poi è tutta loro, quello che emerge è che abbiamo un rapporto con questi social media che è profondamente emotivo più che razionale. E quel pollice alzato non è altro che un feedback emotivo che ha come scopo di farci rimanere attaccati al device con il quale comunichiamo. Sapete che in Silicon Valley ce lo dicono senza timore, eh? Perché questo gioco dei social network è gratis? Sapete quanto costa in migliaia di dollari, milioni di dollari, i server che tengono in piedi tutti i social network? Un'enormità. Perché non lo paghiamo? Beh, la risposta, ti dicono: if there is no money, you are the product. Se non ci sono soldi, tu sei il prodotto. Perché il nostro mettere dati su questi social network e il nostro starci attaccati mi fa guadagnare soldi. E allora ecco che studiano queste interfacce con gli psicologi sociali, perché quel pollice alzato è un ritorno emotivo che ci fa sentire una sorta di coccola digitale e che ci piace quando abbiamo tanti like. Hanno fatto una ricerca più approfondita distinguendo tutte le emozioni della persona in 5 grandi emozioni ed ecco l'evoluzione del pollice alzato, per cui c'è quel pollice, cuoricino, faccetta che ride, faccetta arrabbiata e l'altra non me la ricordo, perdonatemi, però capite che questa idea dell'emotivo nutre un qualcosa profondamente nascosto dentro di noi. E nel nutrire questo, produce proprio un nuovo modo di capire e raccontare la nostra vita. Ci mette davanti a una realtà molto, molto frequente oggi.
Per cui i social network sono una sorta di vetrina che ci consentono di taggarci o di narrare una vita che non è detto che sia la nostra vita. Ci consentono di abitare storie immaginate o presunte che vogliamo dare per far raccontare la nostra vita, ma che sono esattamente distanti e diverse dalla realtà. C'è quindi una modalità online che si distanzia da quella reale. C'era anche all'interno di quella cosa che ci hanno presentato i ragazzi, no? Capite, come loro già la vivono con un implicito. E l'idea, la possibilità è quella di un online che riesca anche a misurare, a contare, a calcolare delle cose che prima sembravano incalcolabili. Vi faccio un esempio. Sapete qual è il modo con cui oggi si trova l'amore negli Stati Uniti? Quasi a pari merito, i due modi con cui si trova il più l'amore della propria vita sono: il modo uno è ciao, ti presento un'amica. Ciao, ti presento un amico, che è un modo molto tradizionale. Il modo due è tramite Tinder, che è questa applicazione che ci mette in contatto con le persone anche in base a quelle che sono le caratteristiche che legge di noi. E allora ecco che di fatto tutto il mondo dell'emotivo, tutto il mondo di quello che è la nostra vita, diventa una nuova narrazione, una nuova proiezione in cui abitare che è distante dalla realtà. Possiamo abitare delle storie che non sono reali e possiamo creare una sorta di collasso tra la realtà non soddisfacente che viviamo e la realtà immaginata e desiderabile nella quale ci troviamo. E in tutto questo c'è una profonda, diciamo così, relazione tra quello che è la nostra vita online e quella che è la nostra vita reale. Tant'è vero che una serie di studiosi iniziano a dire che non dovremmo più distinguere tra le due, ma dovremmo parlare di vita online. Perché? È perché qua dentro questo strumento, c'è già tutta la nostra vita, per cui a un giovane adolescente, se io gli prendo questo strumento e glielo spezzo in due, se non ha fatto il backup, ecco, a un psicologo ci dicono che c'è un trauma simile a quello del piccolo adulto. Gli adulti non si pensino esenti da questo, eh? Perché se io prendo il computer su cui avete tutti i vostri file e ve lo spezzo in due, è uguale. Questa è la natura, diciamo così, malleabile che siamo, una natura che è capace di cose grandiose, ma che è capace anche di rimanere attaccata a cose e a storie che produciamo. E allora rispetto a questo c'è e ci parte tutta una serie di domande, che ci chiedono se in fondo questi strumenti digitali sono strumenti di libertà o di schiavitù. Quello che a me interessa è soprattutto anche con voi fare un ragionamento di questo tipo. Quando io ero ragazzo, diciamo che il sogno della mia giovinezza, quello che ci faceva sentire grandi, era possedere un motorino. E con il motorino andavamo a cavallo del suo coso, come fossimo il Cavaliere Nero, il cinquantino. Sul motorino abbiamo imparato che per togliere la potenza a un motore si mettono i diaframmi nella marmitta e con un buon trapano uno può togliere i diaframmi nella marmitta. Abbiamo imparato a trapanare quello che è un pistone per avere quel 0,01 cavallo in più, che però non cambiava niente, e cose del genere. Ma qual è la novità? E quando io avevo 16 anni, per quanto il motorino fosse il sogno del mio diventare adulto, era un 50 e non era un Guzzi 600. Oggi, quando i vostri figli fanno la comunione alla cresima, questo è l'equivalente del motorino, con una piccola differenza, che non c'è nessunissima differenza tra questo per un adulto e questo per un ragazzo. Questo è il primo giocattolo che non abbiamo fatto apposta tarato per i ragazzi, che non abbiamo fatto in una qualche misura adeguato a quella caratteristica dell'età, che è l'età degli adolescenti, che ha bisogno di provare il meglio delle cose, di fare cose di cui magari la ragazza non ci si pente. Come mi sono sentito io magari da questo ragazzo un motorino, perché l'ho fatto grippare una mia di volte, così è giusto che a un'altra età si provi qual è il senso del limite, ma in un ambiente tutelato che si chiama ambiente educativo. Un ambiente all'interno del quale i genitori e gli educatori siano la controparte al desiderio di crescita legittima di un ragazzo. Ma allora quello che a cui siamo di fronte è il possibile collasso della realtà. Il collasso della realtà significa non saper più distinguere quello che è reale da quello che non lo è.
Tant'è vero che, sapete che gli americani hanno fatto ogni anno, hanno questa mania di fare la parola dell'anno? La parola dell'anno dello scorso anno è post-verità, post-truth. Cos'è vero? Cos'è che non è vero? Si sono diffuse quelle che si chiamano le fake news, cioè sono diffuse delle notizie che sembrano vere non perché sono accadute, ma semplicemente perché sono state riportate da tante fonti. E allora questa è un'altra delle grandi caratteristiche, ma l'ultima cosa, la famosa mezza domanda di cui vi volevo parlare, è quella che emerge da quello che accade quando noi nella nostra vita lasciamo questa sorta di impronte nel mondo digitale che sono i nostri dati. Cosa accade con questi nostri dati? Vi faccio vedere un filmato in inglese, ma è sottotitolato da me, non è perfetto, però potete seguirlo nel testo. In Los Angeles, a remarkable experiment is underway. The police are trying to predict crime before it even happens. It actually gives us a forecast about where crime is most likely to happen in the next 12 hours. In the city of London, this scientist turned trader believes he's found the secret of making millions with maths. The potential to do things with data is fantastic, fantastic. And in South Africa, this stargazer has set out to catalogue the entire cosmos by listening to every single star. What unites these different worlds is an explosion in data. The volume of it, the gigantic nature of the data, is changing how we live our lives. In just the last few years, we've produced more data than in all of human history. In this film, we follow the people who are mining this data. It's set to become one of the greatest sources of power in the 21st century. Allora, questo che avete visto è la parte iniziale di lancio, si chiama teaser in inglese, di un documentario della serie della BBC Horizon. Diciamo la versione della BBC del nostro Super Quark, per intenderci. E l'episodio si chiamava The Age of Big Data. Non so se avete visto quello che è accaduto all'inizio del film. Cioè, la polizia a Los Angeles, non è un film di fantascienza, c'ha un sistema computerizzato che ti dice domani a quest'ora trovati all'incrocio tra la strada significa, come si chiama, e l'uscita di Francavilla, perché troverai uno che commette quel crimine. Quelli vanno senza sapere né chi è né perché lo fa, visto hanno fatto un arresto, e li trovano che hanno commesso perché. Cioè, in tutti questi dati che noi stiamo producendo con la nostra vita, dati in pasto a sistemi particolari di analisi, grazie a nuove formule di analisi che sono gli algoritmi, consentono una cosa che si chiama la profilazione. Cos'è la profilazione? È creare una sorta di capacità di anticipare quello che accadrà in funzione di dati o cose che abbiamo fatto o che ci caratterizza. La profilazione è un potere di predizione, e con questo potere di predizione verranno prese le più importanti decisioni sul nostro futuro. Grazie alla profilazione digitale, un'assicurazione potrebbe decidere se è il caso o no di assicurarci la macchina, perché l'algoritmo gli dice che noi faremo tanti incidenti. Grazie alla profilazione potremmo decidere se il caso o no che una persona continui ad andare a scuola, perché ci dice se ha o meno successo. E in alcuni stati più progressisti, soprattutto negli Stati Uniti, ci stanno pensando, le risorse scolastiche sono poche, ottimizziamole per quelle che hanno possibilità di farlo. Allora, qual è il punto? È che tutti questi dati che noi stiamo producendo sono una sorta di grande tatuaggio digitale che ci rimane addosso. E questo tatuaggio digitale non si cancella, e questo tatuaggio digitale sarà quello che viene utilizzato e verrà utilizzato sempre di più per determinare il nostro futuro. E queste caratteristiche, queste 5 domande e mezzo che vi dicevo, sono le domande che di fatto caratterizzano il nostro domani, che caratterizzano già in parte il nostro presente,
che caratterizzano i digital age. E allora ecco qui delineate quelle che sono le sfide per educarci, per formarci e per abitare questa stagione. Allora, come abitare questa stagione? In prima istanza, non cercando i nemici. Qui non c'è un grande nemico che è il digitale e un grande nemico che è l'analogico. Perché la storia ci dice che un sacco di vittime, le pagine della storia, sono piene di vittime dell'analogico. Le guerre sono una cosa profondamente analogica. È chiaro che pur non cercando nemici dobbiamo essere consapevoli che è un luogo di grandissime potenzialità, ma anche di grandi rischi. L'Italia è un paese povero di materie prime. Però, per esempio, il digitale che ci consente di lavorare senza le materie prime può essere un'occasione fantastica per una nuova stagione di sviluppo anche di quelle che sono le nuove generazioni. La nuova economia che sta generando può essere una fantastica occasione di sviluppo per il nostro domani. Inoltre, non subendo questo progresso, ma diventando attori primi dello sviluppo. Per diventare attori primi dello sviluppo significa sviluppare quello che è una capacità di comprendere questo mondo e anche formarci per saper orientare questo nel fondo del bene che capiamo e che vogliamo. Cioè fare questo serve utilizzare quello che la dottrina sociale della Chiesa chiama un modello di governance. Cos'è un modello di governance? È essere quello che siamo. Siamo una Chiesa, siamo un'assemblea, siamo una comunità che si ritrova attorno a un pastore, dove le diverse competenze, le diverse realtà, le diverse voci possono portare le singole competenze per arricchirsi tutte insieme e trovare proposte di risposta che sappiano interpretare i segni dei tempi e orientarli verso quello che è il bene che vogliamo. E oltretutto ricordandoci sempre che il digitale, prima che un luogo di minaccia, è un luogo di possibilità. Ce lo dice proprio Benedetto nella Caritas in Veritate, ce lo dice proprio Francesco nella Laudato Si. La tecnologia è innanzitutto il segno dello spirito umano che si dà nella storia. E quindi è immagine, se vogliamo, non sempre pulita e priva del peccato, di quel Dio creatore che ci ha creato e che ci ha dato la possibilità di arrivare in questo mondo. Ma soprattutto ricordando in questo profondo mondo della comunicazione che bisogna essere in due perché la verità nasca, diceva David Thoreau, uno per dirla e l'altra per ascoltarla. E che quindi la sete vera che è il nostro cuore è innanzitutto una sete di verità che il digitale può in qualche minuto in misura dissetare o che pure ci può ingannare con qualcosa che sete non è. Grazie. Allora, certo è difficile prendere la parola anche se brevemente dopo la comunicazione, per la comunicazione di Padre Benanti. Allora, sono qui come responsabile dell'ufficio scuola, i tre uffici, le tre realtà della diocesi che si sono preoccupate di organizzare questo corpus. E mentre il padre parlava, ho rivisto un po' alcuni dati. Sapete quanti sono gli studenti della nostra diocesi, dalle scuole di infanzia alle superiori? 16.049. Sono gli studenti tra le scuole medie e le scuole medie superiori, sono circa 10.000. Immagino che ognuno di questi studenti è oramai è nativo digitale. Gli immigrati siamo noi, io, il vescovo, escludiamo il responsabile della pastorale giovanile, è tutta gente che è meno immigrata di noi nel campo digitale. E allora noi come scuola, e qui ci sono tanti insegnanti, non solo di religione, eccellenza, ma anche tanti studenti. Noi vorremmo che partisse, Padre Benanti, una specie di patente. Lei parlava del motorino prima.
per poter guidare taluni motorini c'è bisogno della patente. L'unica cosa che noi possiamo utilizzare senza nessun permesso, senza aver seguito nessun corso, senza conoscere nemmeno qualche piccola regola, è l'utilizzo appunto dei nostri telefonini, dei nostri computer, anche dagli inizi della scuola media. E allora forse ha ragione Monsignor Vescovo quando dice: chissà se da quell'incontro o da questi incontri che faremo quest'anno può venire un'idea di patto educativo nuovo tra tre grandi soggetti: la famiglia, ecco il perché della pastorale familiare in questo convegno, la scuola, perché la realtà nella quale questi 16.000 e più studenti trascorrono gran parte della giornata, anche con i telefonini in mano. Sono un professore e so che com'è difficile non sequestrare, ma chiedere agli studenti di mettere sulla scrivania, sulla cattedra, i loro cellulari. L'altro giorno una ragazza a fine ora, quando mi date il permesso di prendere il cellulare, ha preso il suo, l'ha baciato, finalmente li ho ritrovati. Vabbè, finalmente lo hai ritrovato, è strano, eh? E dicevo, la famiglia, la scuola, ma poi c'è l'altra grande agenzia educativa, ma non è solo l'agenzia educativa, è la nostra Chiesa, che vuole stringere un patto, perché abbiamo bisogno, come diceva il padre, di quella formazione, educazione. Non sono cose da demonizzare. Il telefonino ce l'ho io, non è un mistero, ce l'ha pure il vescovo. Non sono apparecchi da demonizzare. I tablet li abbiamo tutti, e con il bonus docenti qualcuno ne ha comprato anche più di uno, perché subito l'ha ritenuto obsoleto quello che aveva comprato l'anno prima. Ci sono tutta una serie di domande, ma a partire da una grossa provocazione, e il vescovo ce l'ha ricordato quest'anno: la persona al centro, lo studente al centro, la famiglia con i propri figli al centro dell'attenzione. Questo è lo spazio nel quale dovrebbe partire qualche domanda, anche qualche provocazione, qualche dissenso. Siamo qui per dirci le cose con molta chiarezza. Io avevo incaricato lui di fare da valletto, perché c'ho un problema ad una gamba, salire e scendere. No, ma è un mio alunno che si presta molto, gli piace fare così. Se c'è qualche domanda nel pubblico, qualche studente di qualche istituto superiore, anche qualche studente di terza media. Chi c'è? Io ho i fari di fronte, non da qui si vede. Nessuno deve fare domande. Sono. Guardate che i tempi che ha detto il professore si stanno. Lei è giovane, prego. Se ci presentiamo, sia preferibilmente la domanda molto. Allora, visto che mi piace come genitore, è una domanda che mi è venuta in mente mentre lei parlava, quindi non poi piaccio, poi spero che gli studenti che hanno più diritti di me e dovrebbero stimolare di più intervengano. Volevo chiedere al padre, mentre lei diceva, in passato quando è nato il momento della robotica, molte volte ho visto che l'uomo si autodistruggerà con i suoi mezzi, che il robot diventerà superiore, sostitutivo alla famiglia. Ho pensato un po' alla distruzione alla fine del mondo, no? Come avverrà la fine del mondo? Allora, il digitale potrebbe torcersi
su di noi stessi, andando avanti, senza, che diventa incontrollabile e quindi ci autodistruggerà e noi non riusciremo più a controllarlo. In ogni modo io sono il genitore di due ragazzi che poi prenderò la Grazie. Capisco che è difficile proseguire nell'attenzione, però per quel rispetto che dobbiamo verso le persone che fanno le domande, se almeno un atteggiamento di silenzio maggiore. Qualche altra domanda? Quella è l'altra domanda che doveva partire. Ragazzo di Policoro. Uno studente, che istituto di Policoro? Che istituto? Il tecnico industriale. Tecnico industriale. Pitagora. La domanda è un po' voi l'avete detto, ma si sente parlare spesso che siamo vittime del mondo digitale, ma nessuno si sente vittima perché tutti li usiamo. Secondo lei qualcosa vuol dire? Allora, professore, ne aspettiamo almeno un'altra e poi tendiamo delle risposte in una domanda. Ce n'è ancora una lì. Giovanni. Un attimo. Insomma, è fatto con mio formaggio, c'è la mia, più semplice di fare la mia attività. Grazie a tutti. Il padre, questa discussione è stata molto esaustiva e molto precisa, la ringrazio molto. Allora, la mia domanda è, soprattutto questa presentazione che lei ha fatto, quella che lei ha spiegato, mi incuriosisce molto l'aspetto, l'impatto psicologico che ha la rete sui giovani, quindi potrebbe capire se ci sono delle politiche di ingegneria sociale, se ci sono cose del genere che sono correlate con quello che lei ha spiegato. Grazie. Facciamo rispondere queste prime tre, ma ce n'è solo un'altra, Giovanni. Ah, c'è il professore e poi la studentessa. La ringrazio per quello che ci ha detto. Io volevo semplicemente chiedere alcune brevissime cose. La prima cosa, in che modo noi possiamo difenderci da chi ha il controllo, per esempio dei social, della rete, di tutto ciò che appartiene al mondo digitale? Non parlo solo di difesa nel senso negativo del termine, ma nel senso positivo, nel senso che si è condizionati fortemente, addirittura il nostro modo di pensare può essere cambiato, abbiamo visto l'effetto sui nativi digitali. In che modo, ecco, noi possiamo in qualche modo contrastare anche l'azione di chi volesse in qualche modo capire anche la nostra buona volontà di conoscere, di relazionarci, di rapportarci? Questa è la prima domanda. La seconda, in genere noi diciamo che è l'uso che noi facciamo di qualcosa che lo rende moralmente buono o moralmente cattivo, per cui ecco, è ovvio che una valutazione non può essere mai o tutta negativa o tutta positiva, e quindi in che modo ci possiamo educare ad avere o a far sì che noi possiamo utilizzare positivamente tutto il mondo digitale per la formazione e la crescita integrale dell'uomo. E in questo anche, per esempio, il tempo da dedicare
è il fatto che non sia sostitutivo soprattutto di un elemento che è quello che appariva anche da tante altre pubblicità, l'elemento relazionale, che non è sostituibile dal digitale. Un'ultima cosa, in che modo noi possiamo anche per il futuro pensare a un maggiore coinvolgimento delle agenzie di senso, come la Chiesa, la scuola, possa utilizzare correttamente il digitale, in che modo ci stiamo educando, ci educhiamo. Grazie. L'ultima domanda, questa signorina con il maglione rosso già, e poi devi presentare la parcella. Buonasera, io sono frequento le scuole superiori, sono la figlia del genitore di prima. Genitore A. Allora, un'ultima, una nuova tendenza su Facebook è quella di fare raccolte fondi, di solito in occasione di compleanni, quindi per cercare di fare del bene. Ma come possiamo fare realmente del bene utilizzando i social network? Ci voleva la domanda. Grazie. È un segno del destino. Sì. Allora, facciamo rispondere il padre e dopo subito la parola al signor Vescovo. Grazie anche dell'attenzione. Questo dimostra che se la soglia di attenzione è 1,8 secondi, o io ho fatto un miracolo o non è vero che è un destino tutto quello che stiamo dicendo, no? Allora, siccome non è un destino, parliamo di possibilità. E perché una cosa va di solito in una maniera, non è detta che vada sempre in quella maniera. Vi dico questo perché Umberto Eco a un certo punto ha detto che rispetto alla tecnologia noi possiamo essere o apocalittici o integrati. Allora, questo è il rischio anche nostro, eh? O pensiamo che la tecnologia sia la grande apocalisse, quello che cancella tutto, o la subiamo in una maniera, come dire, passiva, perché tanto tutto andrà per il meglio. In realtà nella tecnologia c'è un po' di tutto, come avete anche messo in luce con le vostre domande. La risposta che noi siamo chiamati a dare, secondo me, è una risposta evangelica, cioè una risposta un po' di quella parabola che dice che poi dovremmo saper distinguere nell'erba che cresce cosa è frutto buono e cosa no. Ma se questa è la premessa, rispondo un pochino, non domanda per domanda, faccio un percorso tra le domande. La cosa secondo me da cui bisogna partire è una nuova consapevolezza su che cos'è la tecnologia. È vero, abbiamo sentito una volta, c'è stato detto, noi dicevamo che l'accetta di per sé era neutra, come la usava la mano dava un'identità all'accetta, perché se io ci tagliavo la legna per l'inverno era una cosa santa. Se ci chiedevo una discussione con il mio vicino, ecco, era un po' meno santa. Nel caso fosse diventato uno strumento episcopale, era santissima. Allora, scherzi a parte. Il discorso qual è? È che quando noi capivamo l'utensile tecnologico in questa maniera, capivamo l'utensile tecnologico come caratterizzato da un pezzo, il manicum, che porta dentro di sé il termine mano, e quindi è relazionato alla mano che lo utilizza, è un prolungamento della mia mano. Bene, facendo corto un discorso lungo, oggi ci siamo resi conto che la tecnologia non è un pezzo che sta là ed è neutrale, ma è un qualcosa che nasce come risposta alla realtà, e nascendo come risposta alla realtà porta dentro una sorta di intenzionalità di chi l'ha fatta. Mi spiego. Se io guardo il mondo attraverso il canocchiale di un fucile, quel canocchiale del fucile mi inviterà a distinguere nel mondo tra amici e nemici. Quindi non dipende solo dalla mia mano, ma già la tecnologia mi invita a comprendere le cose in una determinata maniera. E allora, questa sorta di strumento di visione e di invito particolare non dipende solo dalla mia mano, ma mi invita a considerare nella realtà una caratteristica speciale e specifica. Ed ecco la prima grande questione, sto mettendo insieme un po' di domande, compresa anche quella sulla psicologia. Provate un po' su internet, provate un po' a postare un post sul social network che vi pare,
che vi faccia percepire qual è il profumo del mondo. Allora, capite? C'è una parte della realtà che qua dentro non entra, così come c'è una parte della realtà che nel mirino del fucile non ha spazio. Capire questo, saper decodificare questo, è una cosa che serve per poterlo utilizzare bene. Perché? Perché il fucile in mano a qualcuno che ci attacca da un ingiusto aggressore, uno strumento di giustizia e di difesa. In mano ai terroristi dell'11 settembre è uno strumento di morte. Allora capite che questa decodifica di questa intenzionalità implicita della tecnologia oggi è quanto mai necessaria, specie in questi sistemi complessi. E qui arriviamo all'effetto che ha su di noi. Nel XV secolo ci siamo inventati una tecnologia molto particolare, la lente convessa. La lente convessa ha dato luogo a due strumenti, il telescopio e il microscopio. Con il telescopio abbiamo studiato l'infinitamente lontano, con il microscopio l'infinitamente piccolo. Ed ecco che la comprensione che avevamo del mondo e di noi è cambiata improvvisamente. Galileo ha detto che la Terra è più al centro, che c'è il sistema solare, poi hanno cambiato pure il sistema solare, i Galilei, Huygens, eccetera, eccetera, eccetera. Il microscopio ci ha detto che invece di essere una cosa sola siamo fatti di cellule e le relazioni tra quelle cellule sono una cosa complessa che si chiama organismo. La comprensione che avevamo di noi e del mondo a partire da uno strumento tecnologico è cambiata. Oggi non abbiamo la lente convessa, abbiamo il computer, ma il computer che lavora sui dati dà luogo a un altro strumento, il macroscopio, che ci permette di studiare l'infinitamente complesso. E tutta la comprensione che abbiamo di noi e della realtà sta cambiando. Se oggi qualcuno di noi si dovesse ammalare, speriamo di no, di un tumore e andasse a curarsi in quello che è la struttura libera al mondo, John Hopkins, negli Stati Uniti, ecco, non gli darebbero una cura in base a quello che c'ha, ma in base a una correlazione complessa tra alcune espressioni del suo DNA e quello che sono i dati contenuti all'interno di un grande database statunitense. Mentre una volta cercavamo la causa, adesso cerchiamo la correlazione. E attenzione, non ci limitate, perché questo sistema offre più risultati di quello di prima. Solo se chiedete a un medico perché, lui dice non lo so. Oggi noi studiamo, se andate a fare, se vi iscrivete a biologia, se vi iscrivete a medicina, vi fanno fare un esempio di un esame di bioinformatica. Capiamo le questioni in una maniera informatica. Allora, la relazione complessa tra i dati è la nuova dimensione della realtà che ci sta dando questo strumento. Quindi non è solo qualcosa che cambia il manico, cambia proprio la comprensione che abbiamo di noi e della realtà. E questo cambia anche il nostro modo di capire e di sentire, Tanto è vero che gli effetti di questo sono molto reali. Conosciamo ragazzi o ragazze che si sono suicidati per quello che c'era scritto. Conosciamo oggi una tendenza piuttosto brutta, almeno nelle grandi città, a filmare tutte quelle che sono le relazioni intime. Qual è il problema? È che poi quelle vanno in giro ovunque, se ne perde il controllo, e tu sei quello, sei quella che ha fatto quella cosa per tutta la vita. E quella cosa ti precede per tutta la vita. Non perché è male il telefonino, ma perché chi ti ha messo in mano questo soggetto non ti ha spiegato che hai il potere di scrivere un per sempre sulla tua vita più forte di quello di un diamante, se mi permettete di utilizzare questa battuta. E allora ecco il problema. Il problema non è essere vittime, perché è bello anche stare su un social network, ma è poter capire quali sono gli effetti che noi oggi non capiamo. Negli Stati Uniti, se andate a cercare un lavoro, vi chiedono gli account dei social network. Perché se voi siete persone che la sera con gli amici fate abuso di sostanze come Elon Musk, non vi assumono. Elon Musk, siccome ha postato un video, quello di Tesla, quello di SpaceX, siccome ha postato un video in cui si fumava uno spinello, la NASA gli vuole togliere tutti i fondi per mandare i razzi nello spazio. Allora capite che essere vittime non significa che questo strumento è cattivo e non lo puoi usare, ma significa che c'è un male che non avevi visto, c'è un effetto che non avevi considerato. Allora, come non essere vittime? Una volta ci insegnavamo a non essere vittime con le favole Cappuccetto Rosso e il lupo nel bosco. Abbiamo bisogno di nuove favole, di nuovi racconti, di
di nuove mediazioni di senso, ed ecco perché serve il patto tra generazioni, questa è una cosa eccezionale secondo me, con intuizione, che generi queste nuove narrazioni e ci consentano di crescere e di acquisire le competenze che sono necessarie per vivere questo tempo. Come si fa questo patto educativo? E con questo concludo e do la parola a Sua Eccellenza. Che cos'è educativo? Ecco, vedete, questo strumento, Second Life, Minecraft, eccetera, eccetera, hanno una grande caratteristica in queste realtà, che sono realtà che godono di una proprietà, e la proprietà è l'autoreverse. Ora, chi non è cresciuto con i videoregistratori non lo sa che è l'autoreverse. Quando la cassetta arrivava alla fine, veniva automaticamente riavvolta fino indietro. Allora, che cos'è l'autoreverse dell'esperienza? Cioè, che io posso fare delle cose e poi le posso cancellare. La nostra vita digitale è fatta di esperimenti. Pubblico una foto e la cancello, faccio una cosa e la rifaccio, faccio su Photoshop e la modifico. La vita vera non è fatta di esperimenti, è fatta di esperienze. Nasci e non sei come eri prima. Muori e non sei come eri prima. Ti innamori, è un'esperienza, e dopo non è come eri prima. La vita è fatta di esperienze. Chiedete alle vostre sacerdoti, incontri il Signore e dopo non sei più come eri prima. E dopo la tua vita ha un'altra qualità. L'educazione è esattamente questa, non far vivere esperimenti. Perché è una cosa che piace, no? L'esperimento non cambia nessuno. La vita educativa, la vita prende senso, la vita acquisisce un sapore quando siamo in grado di offrire esperienze. E l'esperienza è una cosa rischiosissima, perché la vita è l'altro e la vita senza paracadute. Offrire esperienze tarate per quella che è il momento della vita di ciascuno è il titolo più nobile dell'educazione. E allora il problema del digitale è che è fortissimo a farci fare esperimenti. Educare nel digitale significa fare esperienze di senso che aprono a una vita che ha un sapore. Va bene, quando arrivo a parlare io sapete tutti che sta per finire. Innanzitutto grazie, veramente grazie a tutti, grazie a voi perché avete accettato l'invito, grazie al relatore perché ha fatto chilometri per essere qui, e grazie agli organizzatori di tre uffici, ma anche agli operatori che ci sono qui con noi. Due cose. La prima. Seguitemi, se mi seguite con attenzione, due minuti a finire. Allora, il mondo digitale, quello di cui abbiamo parlato questa sera, cosa fa? Porta il mondo dentro la nostra vita e la nostra vita dentro il mondo. E questo rapporto con il mondo è un'avventura bellissima, stupenda, meravigliosa. Vale a dire, non più solitudine, ma dentro il mondo. Globalizzare proprio i nostri interessi, cioè dentro veramente il mondo globalizzato, la Chiesa dice così, che occorre globalizzare la solidarietà, globalizzare l'amore. Quando l'amore si globalizza, cioè che arriva dappertutto, allora il mondo tutto è cambiato. Allora, il mondo nella nostra vita, noi nel mondo. Però immaginatevi da soli nel mondo. Immaginatevi da soli nella foresta. Ma voi avete mai immaginato una cosa così? Non solo il bambino piccolo, ma anche una come Rosa Giulia, no? Se la vado a portare sul collino a quest'ora, e resta sola sulla montagna del Pontino, e ha paura, è coraggiosissima, ma ha paura. Chiunque di noi, anch'io, ho paura. Cioè, da soli nel mondo abbiamo paura.
e ci possiamo fare male. Ci possiamo fare male. Allora, ecco la ricetta che abbiamo dato e che la Chiesa dà. Nel mondo, nella compagnia affidabile della Chiesa, si sta bene. Non a caso la Chiesa si chiama cattolica, vale a dire universale, abbraccia tutto il mondo. La preghiera dei vescovi, che io reciterò fra poco, ma come me tanti altri di voi, è la stessa che reciteranno dappertutto nel mondo. Vedete che bello, in sintonia con il mondo. Quindi i cristiani dal Paraguay che pregano con le stesse parole mie di Don Giovanni e degli altri. È una cosa stupenda, meravigliosa. Allora, questo mondo digitale ti dà la gioia di stare nel mondo e di portare il mondo nella tua vita. Se sei solo, hai paura, puoi anche farti del male e ti puoi anche smarrire. Se invece sei nella compagnia affidabile, allora gioisci. Se invece di essere solo Rosa Giulia sul pollino, andiamo almeno noi di tutti, tutti sul pollino e facciamo il falò con un capretto, con una... facciamo festa! No, è così, noi di San Severino l'abbiamo fatto alcuni anni fa, a mezzanotte il cane del pollino 2000 metri e abbiamo fatto il falò, abbiamo messo sul fuoco la carne e poi ce ne siamo tornati, abbiamo fatto festa in mezzo al bosco, però eravamo 50. Da solo io avevo paura, 50 no, abbiamo fatto questo. Ecco, allora, si tratta di stare nel mondo insieme. Ma perché questo? Perché abbiamo paura? No, perché siamo fatti proprio per stare insieme. Ragazzi, siamo fatti per stare insieme. Siamo fatti proprio per stare insieme. Insieme come? Ecco qui, come siamo adesso? Siamo insieme fra persone che ci apparteniamo per la fede e quindi nella compagnia della Chiesa e quindi gli educatori, perché voi ragazzi siete venuti perché i sacerdoti vi hanno invitato. Siamo insieme con alcuni genitori, tanti di noi sono piccoli genitori, papà e la mamma di Rosa Giulia, il fratello, cioè la famiglia, così come altre famiglie presenti. Siamo insieme con il mondo della scuola. Ecco allora questo patto tra le generazioni, che non è un patto estrinseco, un patto esterno, non c'è un patto appiccicaticcio alla nostra vita, no! Ma perché? Ma se mamma mi dice, guarda, non mettere la mano lì perché sennò te la bruci, è perché ti vuole bene mamma. E tu dai subito credito perché sai che mamma ti vuole bene. Ecco allora, le relazioni della Chiesa tra queste agenzie educative, come dicevamo una volta, è innanzitutto un rapporto non strumentale, ma un rapporto, io lo direi proprio così, affettivo. È un rapporto vocazionale, cioè siamo proprio fatti per stare insieme. E se stiamo insieme, stiamo bene e facciamo festa. Facciamo festa nel mondo digitale, ma anche con questi strumenti. Perché? Perché, come è stato ben detto, questi strumenti servono per stare meglio, non per stare peggio. E ci aiutano, Io con questo telefonino riesco a rispondere a tutto. Ci faccio proprio il giornale, proprio tutto. È uno strumento bellissimo, ma che io uso per vivere meglio. E lo uso dentro la consapevolezza che l'appartenenza a questa compagnia mi offre. Allora, ragazzi, il problema non è tecnico, il problema è io dove sto bene, a chi appartengo, io dove sto bene, con chi sto bene, di chi mi fido. Allora, la risposta a queste domande mi orienta anche nell'uso di questi strumenti che non sono neutri. Non sono neutri nel senso che possono portare tanto bene ma anche tanto male e dipende sempre e molto da ognuno di noi. E allora usiamo questi strumenti per costruire la nostra amicizia, per costruire la Chiesa, per costruire, cioè, per, diciamo così, per rendere più feconda questa compagnia,
per rendere più bella questa compagnia, perché possa implementarsi quello che il Signore già ha iniziato in noi. Ecco, noi ci siamo, stiamo bene insieme. Ecco, questi strumenti possono essere di aiuto, perché indirettamente ci comunichiamo le cose belle che accadono nella nostra vita e possiamo anche proprio darci la mano e aiutarci con l'altro. Grazie a tutti voi e adesso diciamo Ave Maria alla Madonna e ti ringrazio per il dono di Gesù. Grazie a tutti. Ave Maria, e ti ringrazio, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera, grazie a tutti, buon giorno.